Bentornati su Atomic Heart, episodio numero 28. E finalmente questo è l'episodio della svolta. Finalmente riusciremo ad uscire da questa impasse. Che ora è stata un'impasse abbastanza piacevole perché abbiamo esplorato in lungo e in largo quest'area. Abbiamo pistato un sacco di robot e zombini. Abbiamo anche esplorato il sottosuolo. Abbiamo scoperto un laboratorio segreto. Insomma, diciamo che queste tre ultime tre puntate mi sono piuttosto divertito. Ma è ora di basta, come dicono certi che non sono molto affini con la lingua italiana. È ora di smettere, è ora di basta, perché dobbiamo andare a progredire. E mi sono un attimo informato, visto come si fa in sostanza. È colpa mia che non mi leggo bene i tutorial, perché più o meno veniva spiegata sta cosa, però non era chiarissima. In sostanza dobbiamo andare vicino al gabbiotto che vogliamo aprire, trovare il satellite, quello in alto con l'ascensorino, e lì, quando c'è la schermata della mappa, ok, dobbiamo attivare proprio l'apertura di quel del gabbiotto dove dobbiamo entrare, e quindi dobbiamo individuarlo. Non è facile, eh? Non è una roba facilissima. Visto che nella scorsa puntata non abbiamo potenziato un bel niente, andiamo a vedere se possiamo potenziare qualcosa. Andiamo, Autorizzazione in corso. vediamo un Maggiore po' il emissione. guanto. Tanto sì, armadietti qua sono tranquilli, non sono impazziti come quell'arma, l'armadietta sadomaso lì che ci rompe. La possiamo aumentare il nostro inventario e costa 75. Oppure possiamo fare il parkour, cioè premere il tasto per non cadere prima di toccare terra, premere il salto. Possiamo aumentare la salute massima. No, questo ce l'abbiamo fatto. Già l'abbiamo fatte entrambe queste salute massime. Poi possiamo usare con una sola mano la capsula. Diciamo che le più utili sono queste due per ora. E poi l'avatar, resistenza ai danni elementali, tipo elettricità, sta roba qua. E questo è utile visto che ci sono quei robot che ci sparano l'elettricità e ci sono i fiori che ci sparano il fuoco. Quindi famo questo. Ok, ho fatto questo e ci ha sbloccato anche. Aumenta resistenza ai danni fisici, questo pure è molto utile. Usiamo anche questo, vai, facciamo anche questo. Così siamo pure più resistenti un po' a tutti i tipi di danni. Ok, vediamo un Selezioni attimo se l'equipaggiatura possiamo desiderata. potenziare. No, devo potenziare le armi. No, questo ho sbagliato. Seleziona la procedura desiderata. Ok, armi nuove non le possiamo sbloccare per ora. Vediamo se possiamo potenziare la pistola elettrica. No. Qua niente. Qua possiamo, volendo, aggiungere l'abilità di far rimbalzare proiettili. Colpire un bersaglio non organico può far rimbalzare il proiettile che può colpire un bersaglio non organico vicino. Però il proiettile infligge metà danni. No, vaffanculo, ora no. Non voglio diminuire i danni solo per colpire più tizi contemporaneamente. Non va bene, no, questo non mi piace. Poi, fucile. E tra l'altro mi sa che lo dobbiamo posare perché abbiamo finito i proiettili, il fucile, non sbaglio. Vediamo un attimo l'inventario. No, ci abbiamo dei proiettili. Ci abbiamo anche questi, volendo. Quindi leviamo questi del mitra. Leviamo anche qualche medikit. E mettiamo questi, che sono solo tre, però va bene. Basta. Potrei, volendo, togliere il fucile e mettere il mitra, però per ora siamo così. Cerchiamo di potenziare un attimo il fucile, se possibile. Allora, possiamo diminuire il rinculo, e se lo facciamo, diminuiamo ulteriormente il rinculo, non mi interessa. Poi, possiamo aumentare la velocità di mira, e se lo facciamo possiamo aumentare la precisione, ma non mi interessa. Poi possiamo aumentare il modulo cartuccia per gli status. E basta. Sì, ma che roba, io voglio aumentare la potenza. Non posso più aumentare la potenza. Se metto il polarizzatore elettromagnetico, aumento i danni ai robot. Posso aumentare la cadenza di tiro. Però voglio dire, qua già abbiamo fatto dei potenziamenti, qua già abbiamo aumentato i danni, la cadenza di tiro, eccetera. Velocità di. No. Danni. Quindi qua è solo danni col freno di bocca, mentre invece se facciamo la polarizzazione elettromagnetica possiamo mettere danni elettrici e
fa più danni ai robot, però fa meno danni globali. Preferisco così l'arma più globale. E poi PM, la pistoletta. Aumentiamo i danni? Non posso, mi mancano i pezzi. Cadenza di tiro aumentata, e se lo faccio possiamo aumentare i danni, quindi ok. Cadenza di tiro aumentata, aumenta i danni ai punti deboli, perfetto. Quindi abbiamo aumentato i danni dalla pistoletta. Benissimo. Poi possiamo mettere il modulo cartuccio, ma per ora non lo voglio. Quindi va bene così. Ci abbiamo la pistoletta Super Sdru. Allora, adesso dobbiamo andare laggiù. Allora, andiamoci a piedi, così nel frattempo esploro anche un po' qui. Non la prendiamo la macchinetta sto giro, raga. Voglio vedere un po' se troviamo delle cose che non avevamo visto. Oh, guarda qua, questa non l'avevamo presa, la cosa, la cassa. Poi siamo già stati, scendiamo giù queste scalette. Aspetta un attimo, vediamo un attimo l'inventario. Allora, ci ha raggruppato, vedi? Abbiamo appena trovato dei proiettili per il mitra, però pochi. Qui siamo già stati, vero? Abbiamo dei cadaveri. Aspetta un secondo. No, dovrei. Allora siamo qui. Dobbiamo raggiungere questo qua. Questo qui, blu. Eccolo. Scritto come si chiama, non c'è scritto, prima ce l'ha fatto apparire. E poi con questo dobbiamo sbloccare sto gabbiotto qua. E come si fa a sbloccare la roba, visto che non ci siamo riusciti? Dobbiamo vedere attraverso l'occhio della telecamera. Così facendo. Aspetta, che dice qua? Pensiero, matematica, scienza, volere, ragazzi. Allora, qua c'è un parcheggio. Questo è l'istituto della scienza, che ci siamo stati. Qua non ci siamo stati qua dietro, però, dove c'è st'altro parcheggio con gli autobus. Diamogli un'occhiata. Qua non ci sono stato mai. Fortunatamente non ci sono robot in giro. La scienza, ora sembra che sta scassata. Oh, c'è un falò, un robot di quelli cameriere bruciato. Possiamo prendere la macchinetta qua, mi sa che mo la prendiamo. Qua c'è un cancello. Non possiamo andare sul retro dei camion. Ah, qua sì, aspetta. Ma non c'è nulla da prendere. Ci sono dei cadaveri qua. Sono dei cadaveri nascosti da un telo. Però la macchia di sangue tradisce la presenza dei cadaveri. Allora, proviamo a entrare qua, entra sto gabbiotto. Oh, c'è un po' di roba da prendere qua. Abbiamo trovato degli altri bombi, i razzi per il big boy. Qua c'è un lavandino un po'. Allora, fateci caso come funziona questi lavandini. Non c'hanno acqua corrente, c'hanno semplicemente sto specie di secchio con il bottoncino. Quando si preme su sto bottoncino col palmo della mano verso l'alto, scende l'acqua, perché è come un coperchio che si apre, no? È un tappo che si apre proprio con la gravità. Funziona solo con la gravità. E non l'avevo mai vista sta cosa. Sapete che è una roba sovietica degli anni 50, per i posti dove non c'era l'acqua corrente. Poi ovviamente bisognava riempirla
a cadenza regolare con dei secchi, non lo so, delle cose, dei secchi. E il sapone, ovviamente, era la classica saponetta. Alla fine, no, qua ci sono quelli con la motosega. Alla fine sono andato e non ho preso la macchinetta che stava lì. Vabbè, pazienza. Qua ce n'è un'altra macchinetta e faccio, ma la rubo? No, ci sono troppi robot qua. Allora, cerchiamo di fare il fuoco. Guarda, c'è anche il mortaio. Cerchiamo di fare il furto. Grand Theft Auto. Mi rubo la macchinetta e investo tutti i robot. Mi stanno a sparare col mortaio da dietro, mortacci loro. Ho investito robot. Scappa, scappa, aiuto. Oh, mi stanno a pistare da dietro. Io scendo, raga, che qua è pericoloso. È più pericoloso sta sulla macchina che a piedi, perché quelli sparano talmente tanti colpi di mortaio sulla macchina che me la fanno esplodere con me dentro. E non deve essere piacevole. Ok. Qua ricordate c'era il blocco di polimeri là che andava verso il punto di salvataggio. Già l'abbiamo usato. Qua attenzione a sta telecamera. L'abbiamo bloccata. Qua in realtà c'è un fognotto, ma ah, è chiuso sto fognotto, ecco perché non ci siamo entrati mai. Forse è possibile aprirlo, perché avete visto? C'è uno di quei blocchi, quelle ciambelle metalliche, che sono quelle che chiudono, le stesse che chiudono i gabbiotti come quello. E probabilmente dal centro di controllo si possono sbloccare quelli. Mi ho sbloccato il gabbiotto, eh. Oh, attenzione, là c'era un contenitore che non abbiamo mai aperto. No. Ok, due contenitori che non avevamo aperti, adesso li abbiamo aperti, perfetto. Adesso ce ne andiamo verso il. Aspetta, prima salvo la posizione perché qua. Ah, non si può salvare qui. Oh. Ciao. Ciao Robo, io sono amico tuo, non mi far del male, sono amico tuo. Oh, l'ho fatto a mille pezzi, raga. Ok, dobbiamo salire qua su, eh. Allora, adesso sappiamo come fare. Sì, perché mi sono documentato, sennò col cacchio. Dai, stavolta ce la facciamo, su. Tra l'altro al monolite non ci si può Wow, arrivare. che specchi enormi! A cosa servono? Questi gruppi di specchi illuminano il VDNH con la luce naturale e fungono da pannelli solari, Lo fornendo sapevo. energia al complesso. Notevole. Un tempio della scienza. Sarebbe stato un evento straordinario se non fosse stato per Petrov. Allora, dobbiamo, quindi siamo al punto di svolta, ragazzi, eh. Dobbiamo usare sto aggeggio qua, questa specie di satellitino, e dobbiamo usare sta telecamera qua, se non erro. Ok, telecameriamoci. Ecco. Ecco, vedete, adesso appare R1. Zoomiamo. Andiamo qui su R1, dobbiamo hackerare questo gabbiotto. E l'abbiamo hackerato, si è aperto. Era così facile. Allora, vediamo un po' se c'è altra roba da hackerare qua. Qua l'attracco navi. Non posso usare queste telecamere. Solo le telecamere vicine possono essere usate, vedete? Noi siamo qua su, dove sta scritto 6. Siamo là dentro. Questa è una telecamera esterna. Perché qua pure c'era il fognotto qua che non si apriva e c'era sopra un blocco come quelli. Probabilmente dovremmo andare a un altro satellite ad aprirlo. Qua, se ricordate, pure qua vicino all'uscita della stazione c'era un altro gabbiotto, ok, chiuso, stava tipo qua da queste parti. Adesso
magari ci andiamo dopo. Adesso facciamo sta cosa che ci è anche indicata dall'indicatore, quindi fondamentale per andare avanti questa. Arriva un altro treno, eh. Ok, adesso blocchiamo questa telecamera e entriamo qua. Oh, finalmente! Il pulsante di assistenza del Luke. A che cosa serve? Farà atterrare Luke, così un tecnico potrà eseguire la manutenzione. Per quanto tempo rimarrà lì? Se il contatto con un tecnico non andrà a buon fine, non per molto. Che cosa hai in mente? Salirò su Luke per avere una visuale migliore della zona. Forse scoprirò qualcosa di utile. Ragnetto, Acherone. Allora, manutenzione del lock. Mi devo sabotare stavolta, insomma. Ok, mi sta scendendo lock. Adesso maledetto. Allora, superamento di ostacoli verticali. Eh sì, questa già la so. Devo salire sul tubo, dai. Che cosa dovrei fare? Aggrapparmi a questa maniglia? Tieniti forte. I Hawk non sono progettati per fare giretti panoramici. Oh. Mi sa che era una buonissima idea sta cosa, eh. Come tromba. Ah, ecco. Devo usare sta corda. Usiamo sta corda. Ecco, adesso posso entrare dentro la piazza, fighissimo. E qua prima non potevamo entrare, guardate. Con una vista a volo d'uccello potrai vedere che l'erba del parco è stata piantata a forma di atomo pacifico. Bene. Vista a volo d'uccello. Vedete che mo sono aperti i cancelli, mortacci loro. Appena sono entrato io mi hanno aperti i cancelli. Vaffa. Ok, non stiamoci troppo a far domande. Ovviamente roba del game design, no? Una volta che entri fanno in modo di aprire i cancelli, così si fa tornare indietro. Allora lì c'è un altro cancello chiuso verso i pannelli solari. Dobbiamo trovare il modo di aprirlo, immagino. Quale riflesso del sole? Allora, stare qua sembra l'ideale per tipo un boss fight o combattimento potente, quindi mi sa che qua ci sarà uno scontro, eh. Perché qui c'è scritto dei del lavoro? Pensavo che nell'Unione Sovietica non deste importanza alla religione. Non ci interessa l'oppio dei popoli, ma alcuni dei sono migliori degli altri, come Prometeo, il dio del fuoco che ha portato luce e calore. Prometeo in realtà era un titano, non un dio. Ehi, faccia attenzione a dove cammina. Allora, cos'è un dio? Qualcuno che ti protegge, che ti insegna a vivere, che è più saggio e intelligente degli altri. Nell'Unione Sovietica siamo noi gli dei, quelli che lavorano per il bene degli altri e diffondono nuove conoscenze. Gli uomini di scienza, i lavoratori, sono loro i nuovi dei. Homo Futurum. Grazie. Non dimentichi la macchina fotografica. Prossima domanda? Ok, se pensavano essere gli dei del futuro, va bene. Oh, oh, che cazzo, non ci posso credere, ancora quell'affare. No, le unità Hog 7 sono molto pericolose. Ah, ma cosa dici, è così adorabile. L'Hog 7 è quello che ci ha, aiuto. E il tizio è quel coso palloso che ci ha fatto deragliare il treno, aiuto. Lo sapevo che c'era un boss fight, sono sicuro. Quelli sui punti deboli mi sa, raga. Hai la testa ammaccata! Guarda che spettacolo questo gioco, eh! Dio.
No, mi ha pallato in faccia. Maledetto, maledico. No! Incazzito? Ma me lancia la roba! Maledetto! Vieni qua! Questa cosa è gonfia, eh! Dobbiamo curarci! Incazzito! Dov'è? Non lo vedo. Dov'è? Ma troppo veloce. Che sono sti cosi, no? Mamma mia. Non lo sapevo. Fai bene, dici? Ha fatto pezzi. Ok, ricominciamo da qua. La voglio riprendere il... Eccolo qua. La nota che stava qui a terra. Perché qui c'è scritto Dei del Lavoro? Pensavo che nell'Unione Sovietica... Ok. Poi dobbiamo... Io risalvo. Facciamo, usiamo il mitra o va bene il fucile? No, penso che il fucile va bene. Se avessi sbloccato il fucile elettrico sarebbe stato meglio, però vabbè. Merda, non ci posso credere, è ancora quell'affare! Sta attento, le unità OG 7 sono molto pericolose. Ah, ma cosa dici? È così adorabile! Cazzo, io, ecco. Ah. Vediamo cosa si fa. Quando fa il giro questo tempo che salta. Ma perché mi sono fantesta? No, no, mi fa Mattira, Mattira il bastardo. Tipo con onda magnetica, che cazzo fai? Mi ha fatto passare attraverso il... E che so, Flash che passa attraverso i muri? No, vabbè. Ma sfonnata, raga. È dura, eh. Guarda, guarda! Guarda l'animazione! Mi ha risucchiato. Figlio di puttana. È fortuna che mi sono potenziato contro gli attacchi elementali, contro le cose. Col cacchio, veramente. Aspetta. Continuiamo un attimo l'armadietto, vediamo un po' se... Vedete, hanno messo l'armadietto e il salvataggio proprio qua vicino, in modo che uno si possa potenziare. Accesso consentito. Prima del boss fight. Aspetta, energia del personaggio. Questo... qua non posso consentire. Potenziamenti delle armi aggiungono batterie in più alle camere di riciclo. Ricircolo. Qua non possiamo pensare a niente, non c'è abbastanza polimeri. Accesso consentito. La forza devo semplicemente schivare finché non escono fuori i punti deboli e li devo colpire. Quindi potenziarci non è che c'ha troppo senso. C'ha più senso schivare e attaccare al momento giusto.
Quindi la pistoletta la posso pure togliere, anzi, vado con l'accetta. Ma davvero uomo, cerco di sconfiggere quel maledetto con l'accetta. Merda, non ci posso credere, ancora quella eccolo, fuori. Eccolo. Sta attento. Le unità OG 7 sono molto pericolose. Ah, ma cosa dice? È così adorabile. Quando a terra devo saltare. Aia, ma mi ha preso striscia. Ma per io mi schivo, mi becca uguale, bastardo. Oddio. Ah, perché ha toccato lui qualcosa. Ok, l'ho preso. E basta l'accetta. No, 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 no. Ah. Ma perché? Mi allontano. Ecco, mo si mette a scompare, maledetto. Vattene. Aia! Ecco, ho fatto doppia schivata. Mentre schivavo sono passato attraverso un anello di fuoco e... preso? Ah, devo far apparire sti cosi. Ah, mo ho capito. Devo riuscire a farlo sbattere sul fiore. Ok. In pratica lui va a sbattere sul fiore. Devo cercare di attirarlo sul fiore e farlo sbattere, perché lui va sbattendo lì, si inciampa, si apre, e quando si apre io lo colpisco ai punti deboli. Così funziona. Ok. Ma ho capito come funziona, però non è facile come scontro boss. Questo gioco non è facile per niente, ragazzi. È impegnativo il giusto, perché molti giochi moderni sono o troppo facili o troppo difficili. Di solito i giochi sono tutti facili a livello normale, tranne i giochi tipo Dark Souls, che sono difficili apposta, ti fanno morire apposta. Che quindi non è più difficile perché deve essere impegnativo, è difficile perché è fatto apposta, che tu devi morire 200, è fisso che devi morire in tot un numero di volte prima di andare avanti, capito? Che è ridicolo secondo me, però vabbè, cioè se uno è forte un gioco dovrebbe poter, a parte giochi trial and error tipo Another World, però i giochi dovrebbero essere fatti in modo che se uno è bravo potrebbe superare anche al primo tentativo. Ah, ma cosa dice? È così adorabile. Sei abbastanza bravo. Ecco, mo devo cercare di mettermi dietro al fiore. Ecco, così lui schioppa, vedete? E uno. Ma devo riuscire a far spuntare un altro fiore. Perché il fiore è rotto, mo, no? Ah, va a fare in culo. Non mi attirare, stronzo. Non mi attirare. Fortuna che c'è la doppia schivata. Ma 4, me ne ha fatto di prima. Devo Cristo Dio. No! Mi sei richiuso! Vaffanculo! Vai, vai, vai! Colpisci, mo di un danzura qui! No! Oh, ce l'ha preso, l'ha preso! È stato colpito! Ha colpito il fiore, vai! Il boss fight è figo però, eh! C'è una bella meccanica! Ma come comincia a sparare? Sto morì. Mi sa che era meglio che facevo il potenziamento quello usa
il medikit con una sola mano. Quello mi sa che è utile mo, eh. Mi fai aprire sti fiori? Oh, c'è un fiore da aprirla. Ho visto, ho visto. Apriti fiore. E apriti. Ah, è morto, è morto. No, si era aperto senza fiore. No, l'ho sprecato, non lo sapevo. E apriti. Ok. Dove è andato il bastardo, ecco. Scappa, scappa. Scappa, scappa. Ma si mette, ecco. Si mette a cercare di attirarmi, figlio di puttana. Vai a fare in culo, ah, mi ha fatto un attacco proprio corpo a corpo, il bastardo. Oh, eccolo qua. Mi morì. Dai che manca poco, sei quasi morto, stronzo, bastardo. Curati. No, perché sei riabbassato il fiore di merda? Alzati. Che cazzo è stato? Ma perché sei riabbassato il fiore di merda? Vedi con il fiore, stronzo, dove sei? Ma perché si ribassa sempre sto fiore? Non ci posso credere. Allora ragazzi, ultimo tentativo, non so se ce la facciamo. Non so se ce la facciamo, questo è l'ultimo tentativo. Come va, va. Se va male, poi prossima puntata cerchiamo di potenziarci un po' prima di riprovarci, eh. Perché qua è tosta. Eppure mi sono potenziato la vita, la resistenza attacchi... potenziato un po' tutto. Stavolta proviamo a usare il fucile, per infliggere danno a sto stronzo. Merda, non ci posso credere, è ancora quell'affare. Sta attento, le unità Og 7 sono molto pericolose. Ah, ma cosa dici, è così adorabile. Vieni qua, vieni qua. Boom. Maledetta la partita. E uno. Ma già inizia questo attacco gravitazionale, sto maledetto. Secondo meglio, eh. No, mi ha colpito con le Kelo. Non mi schiacciare. Curati. Ah, non posso usare il fucile mentre sta solo riscaldando. Dove usavano questi fiori? Al fiorellone? Che cazzo dico? Ok, non ho visto come l'ha colpito, ma l'ha colpito, dove cazzo stai? Prega il tuo dio arrugginito! No, non mi mangiare, non mi mangiare! Ma scappa! Ah! Ci hai provato, eh!
colpisci! Dai, è quasi morto, non rompere i coglioni. Ma comincia a stare poco il seguito. No! E no! Vai! Colpisci sto fiore di me! Col fiore di merda! Vai, vieni, colpiscilo! Sì! Sì, è morto! È morto, ce l'abbiamo fatta! Quello era un robot civile, sul serio, quel coso! Un robot civile! Maggiore, hai molta più esperienza di me nel combattere contro i robot. Fa troppo ridere il protagonista. Cioè, il protagonista non è simpaticissimo, però questa volta mi ha fatto spaccare le risate. Allora, dov'è il punto di salvataggio? Dovrebbe sta qua. Ecco, quello era un robot civile, quel coso là, quello. Oh ragazzi, è stata dura, è stata durissima. Adesso qua ci dice che dobbiamo raggiungere quest'altra parte. Come si fa? Non lo so. Allora ragazzi, la puntata sta per giungere al termine. Io mo non so dove devo andare, non so che devo fare. Però per curiosità, prima di andare oltre, a parte ci vediamo sto bel murales, voglio andare a provare ad aprire l'altro armadiotto, quello lì che ricordate all'inizio di questa, di questo livello. Guarda che figata sto basso rilievo, il classico lavoratore figo. C'era un gabbiotto all'inizio, proviamo ad aprirlo con la stessa tecnica che abbiamo utilizzato all'inizio di questa puntata. Ma il gabbiotto è lì, vedete? Intanto cambiamo arma, rimettiamo pistoletta elettrica. Allora, questo è chiuso. Eccolo. Io qua risalvo. Ormai siamo salvati 200.000 volte. Salvataggio dei dati. Devo aprire questo. Per aprire questo devo trovare... Mi sa qua dentro stava... il Soyuz che controlla le telecamere, deve sta qua dentro. Ok, c'erano delle cose che non avevamo aperto, eh? Vedete, già ci siamo stati all'inizio di sto livello, però non avevo fatto tutto. Ok, vediamo un po'. Quell'aggeggio dovrebbe stare vicino. Allora, noi siamo qui. Dovrebbe stare qua, no? Quindi vediamo telecamera. Eccolo. Vai, 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 vai. L'ho sbloccato. L'ho sbloccato. Bene. Ok, posso riscendere. Era così facile, però se non lo sai, non lo fai. Cioè, se non lo sai... Capite come funziona? Se nessuno te lo dice, come cacchio fai? In realtà ce l'hanno pure detto col tutorial, però ovviamente io e il tutorial siamo due mondi distanti che non si incrociano mai. Beccate questa. Cosa fa sto aggeraggio? Ah, sovraccarica relè. Quindi che fa? Sovraccarico relè. Quando selezioni la funzione sovraccarico relè, il generatore si sovraccarica in caso dell'esplosione. Persa l'alimentazione di energia, Lock cade a terra, l'intero ecosistema della sua area viene disattivato. Entra immediatamente in azione Pcela, che inizia a riparare la turbina eolica. Ma l'operazione richiederà del tempo. Quindi allora, in pratica, fa esplodere, fa... disattiva tutte le telecamere per un tempo limitato, però, perché poi arrivano i droni a cercare di ripararle. Proviamo. Ok, quindi mo le telecamere. Ho esploso quel coso, vedete? Scende Lock, e quindi volendo potremmo riutilizzare sempre per arrampicarci. E le telecamere dell'aria dovrebbero essere disattivate. Ah, però aspetta, mo ci mette tanto a risalire il Lock qua, perché
Devono fare tutte le operazioni di manutenzione. Andiamo a verificare se le telecamere sono spente in effetti. Vedete? La telecamera a fiori, fiori del male, è spenta, inattiva. Chissà per quanto tempo dura questo effetto. Non lo so. E anche i robot dovrebbero essere disattivati. Andiamo a vedere se i robot qua nel parcheggio sono attivati o no. Sì, il robot è disattivato, guarda. Sta fermo come un coglione. Guarda un po'. Però non possiamo fargli la stat kill. Però volendo possiamo fargli un po' di violenza gratuita. Ah no, si è attivato. Si è incazzato perché l'abbiamo colpito. Vai. Interessante però, eh? Allora ragazzi, la puntata finisce qui. Intanto abbiamo le telecamere disattivate per ora, ancora per poco immagino. Log sta ancora per terra. Prossima puntata andiamo a scoprire qual è il prossimo obiettivo qua, che ce n'è da fare di roba, eh. Per questa volta è tutto ragazzi, questa puntata ci siamo, mi sono veramente divertito. Questo gioco mi diverte sempre tantissimo, e in particolare questa puntata abbiamo ammazzato il boss Hog lì, che non è boss Hog quello di Hazard, ok? È un altro boss Hog. Per questa volta è tutto ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio di Atomic Heart. Ciao ragazzi, alla prossima.